Una barca di legno come questa, partita da Sfax. In 46 hanno affrontato il Mediterraneo in appena 7 metri. Solo 45 però sono approdate a Lampedusa. Ieri notte arriva l'SOS, le motovedette di Finanza e Capitaneria li raggiungono, ma i migranti si agitano, il barchino si ribalta e ancora una volta una donna muore, inghiottita dalle onde. Non aveva forse neanche 30 anni, ci racconta il medico del poliambulatorio. Sognava di andarsene con suo marito. Lui ora è qui, insieme ma gli altri circa 1000 arrivati in poche ore nell'hotspot che di nuovo scoppia. È una cosa che diciamo, capita frequentemente, naturalmente ancora di più quando abbiamo sbarchi con numeri che sinceramente non abbiamo registrato nemmeno nel mese di agosto. E che la situazione sia al limite dell'ingestibile lo dice anche la visita a Lampo qui sull'isola del Capo, Dipartimento Immigrazione del Viminale. Fra stasera e domani 1200 persone verranno trasferite. Il piano è molto articolato e sicuramente riguarda Porto Empedocle per i traghetti, ma riguarda anche Pozzallo, Reggio Calabria. E poi ovviamente immediatamente una redistribuzione su tutto il territorio nazionale. Molti sono approdati da soli, col mare ormai sguarnito, di navi umanitarie, e il sindaco dice servono almeno altri 4 medici e un pronto soccorso pediatrico.